Il gesto musicale si manifesta attraverso diverse fasi: l'idea musicale e l'intenzione di esprimerla, il gesto tecnico, l'ascolto, ovvero la percezione del senso fisicamente compiuto del suono nella realtà. Per il musicista, la capacità di comunicare nasce prima di tutto dall'istinto, una sorta di vibrazione interna che dà vita a una prefigurazione sonora. È poi il gesto tecnico sullo strumento che permette a questa energia di esprimersi in modo autentico e libero, specialmente nei momenti di estroversione. Il percorso tecnico che seguirà è strutturato su diteggiature e situazioni esemplificative che non sono esaustive di tutte le combinazioni possibili, essendo esse infinite. Sviluppiamo la capacità di percepire il senso compiuto di un suono. Pizzichiamo una corda libera, cercando di far transitare la nostra energia e l'implicita intenzione espressiva attraverso lo strumento nel modo più diretto e libero possibile, con il pollice, con il medio, una volta emesso il suono, pratichiamo una decontrazione delle dita per distaccarci dallo strumento e percepire l'esito e lo sviluppo del suono stesso. Il distacco dalla fase attiva e tensiva e la conseguente decontrazione dovranno sfruttare l'appoggio sulla fascia dello strumento, impiegando quattro dita. Con altre diteggiature. Affianchiamo e combiniamo tra loro gesti musicali di entità diversa, realizzando una struttura espressiva più ampia, di cui si possa percepire la punteggiatura. Anche nei brani del repertorio è possibile associare alla compiutezza fisica dei gesti musicali la compiutezza fisica dei gesti tecnici, attraverso la decontrazione muscolare e articolare a livello delle dita, del polso o del braccio in rapporto al momento musicale. Iniziamo ad applicare tale gestualità ad alcuni frammenti tratti dagli studi didattici contenuti nel metodo del compositore spagnolo del periodo classico Dionisio Aguado. Con articolazione separata di ogni suono. Con articolazioni formate da un numero di suoni variabile in rapporto al senso espressivo.